E parliamo di Teatro Necessario, il progetto destinato ai detenuti del carcere genovese di Marassi, dove è nata anche una vera e propria struttura, il Teatro dell'Arca. Bianca Scartezzini. Mi chiamo Mahmoud, ho 32 anni. 2019 sono entrato qua in carcere. Quest'anno sono iniziato a fare teatro per fughi. Mi sento libero, come tipo sono fuori. Un'esperienza fondamentale per i 30 detenuti attori della casa circondariale di Marassi a Genova. Calcare i palcoscenici del Teatro dell'Arca all'interno del carcere per le prove dello spettacolo del Teatro Necessario. Titolo Profughi da tre soldi, liberamente ispirato all'opera di Brecht. È un'opportunità molto importante per i detenuti, sia per quel che riguarda proprio il tempo della detenzione, che invece di essere trascorso nel vuoto di una cella, viene riempito da un'attività altamente formativa come quella del teatro che si svolge dentro un vero e proprio teatro come il Teatro dell'Arca. È uno spettacolo ambientato in un campo profughi. Un progetto sostenuto da ACRI e dalla Compagnia San Paolo per creare occasioni di crescita personale. Il teatro mi ha cambiato tante cose nella mia vita, perché prima non riuscivo a comunicare con le altre persone, non riuscivo a esprimere, ero, diciamo, un po', diciamo, ero isolato un po'. A me mi piace, diciamo, solitudine. Poi lavorare con le altre persone ci riesci a aprirti un po'. Per la compagnia degli scatenati, laboratori di recitazione per andare in scena se sarà possibile dal 27 marzo prossimo sul palcoscenico o comunque via streaming. Previsti anche corsi per imparare i mestieri tecnici del teatro. Scenotecnica, illuminotecnica, fonica e costumi. Quindi i nostri detenuti costruiscono le scenografie, i costumi, diciamo un'operazione a tutto campo che ha come suo obiettivo la formazione professionale dei detenuti in vista di un loro futuro reinserimento nella società.